Nella Sicilia orientale nascono le zone economiche speciali. A confronto il ministro De Vincenti e la leader della CISL Furlan. Parliamo ora delle zone economiche speciali, un istituto già esistente in altri paesi europei ma ancora non sfruttato in Sicilia, dove con agevolazioni fiscali potrebbe contribuire ad attrarre investimenti. Letizia Vella. Nel resto d'Europa già esistono da tempo e la Polonia ne ha fatto la sua fortuna. In Sicilia, prevista dal decreto per il Sud, non sono ancora partite. Per le zone economiche speciali, utili ad attrarre imprenditori esteri grazie ad agevolazioni fiscali e deroghe normative, i fondi ci sono, ora spetta ai territori. Il patto per Catania, che insieme ad Augusta e Siracusa costituirà la ZES della Sicilia orientale, crea la base. Come sfruttarla a lungo termine per non trasformarla in una cassa del mezzogiorno? Congiungere investimenti infrastrutturali come previsti nei patti per Catania, ma voglio anche dire, qui bisognerà coinvolgere poi anche la regione, il patto per la Sicilia prevede investimenti infrastrutturali importanti, con le regole specifiche delle ZES, che comunque si basano prima di tutto su infrastrutture portuali, retroportuali, gli interporti, la logistica diciamo, e attraggono grandi investimenti privati attraverso semplificazioni e vantaggi fiscali. Il sindaco Bianco afferma che già ci sono i primi contatti con imprenditori stranieri, anche asiatici, e gli spazi nell'interporto. Come favorire l'occupazione? Creare l'appetibilità di un territorio anche attraverso una riforma vera della pubblica amministrazione, lo svenimento dei tempi, la certezza dei tempi e poi la formazione, la qualità della formazione. Questa mattina a Palermo il comitato Esistono i diritti ha manifestato davanti al tribunale.